Allora diamo il benvenuto al nostro carissimo fratello Padre Francesco, che viene da lontano, dal Congo, ma ci è molto vicino. E diamo il benvenuto pure alla nostra sorella Giusy, che già conosciamo, è nata qui, la sua vocazione. E benediciamo il Signore per questi due gioielli che ci dona, la cui presenza avviene il nostro cuore e ci salva un po' con la faccia, perché ci salva la faccia perché loro sono in prima linea e un po' tutti dovremmo essere in prima linea. Noi siamo nelle retrovie, siamo al sicuro, loro sono invece esposti così spiritualmente e materialmente, esposti perché il campo è difficile, materialmente esposti perché l'ambiente è duro e ostile, e se non si sta attenti si cade malati. Ecco perché loro sono in prima fila, in prima linea, e salvano la faccia la nostra missionarietà. Ma noi dietro a loro dobbiamo essere pure missionari, dobbiamo pregare, sostenerli con la nostra preghiera, dobbiamo sostenerli con la nostra solidarietà e condividere il loro lavoro pur restando qui. Per cui quelli che siamo qui in retrovia e quelli che sono in prima linea deve essere un unico esercito compatto contro il male, contro il demonio, contro l'errore e la salvezza dell'uomo. Dicevamo che Dio è fedele, fedele all'uomo. Guardate, Dio così grande, Dio che potrebbe fare a meno dell'uomo, una volta che ha giurato la sua fedeltà non viene meno. Per mille e mille generazioni il Signore è fedele fino alla fine. E ci insegna ad essere fedeli anche noi. Quale fedeltà noi dobbiamo avere? La fedeltà a Lui, nell'osservanza dei Suoi comandamenti, nel conservare la Sua alleanza. Lui aspetta un'alleanza con noi, un'alleanza di amore nel Suo Figlio Gesù. Essere perciò fedeli a Lui, mantenere l'alleanza di amore con Lui, essere veramente il suo popolo, popolo sacerdotale, popolo di re, consacrati al suo servizio. E conservare questa nostra identità, conscientizzare questa nostra identità di essere un popolo sacerdotale e regale, consacrato a Dio. E fedeltà a che cosa ancora? Fedeltà al Vangelo. Credete al Vangelo. Credete al Vangelo. Il Vangelo è Gesù. Ma il Vangelo è anche la verità che Gesù ha predicato. È anche la salvezza che Gesù è venuto a instaurare in questo mondo. Fedeltà al messaggio evangelico. Vivere il Vangelo di nostro Signore Gesù, portarlo in mezzo agli uomini, fedeltà al Vangelo, perché la nostra vita è in contraddizione col Vangelo. Tante volte neghiamo con i fatti il Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, fedeltà al Vangelo. E ancora una fedeltà. La fedeltà all'uomo, se Dio è stato fedele all'uomo, anche noi in Cristo Gesù dobbiamo essere fedeli all'uomo di oggi, non l'uomo di ieri. Noi siamo nel mondo di oggi, non nel mondo di ieri, ma non siamo del mondo.
nel senso retrivo della parola. Però siamo non del mondo, ma per il mondo. Se Gesù è l'inviato del Padre, perché il mondo si salvi per mezzo di Lui, e noi siamo propagine di Gesù, siamo continuazione di Gesù, dobbiamo essere fedeli al mondo, all'uomo di oggi, fedeli all'uomo, da salvare ad ogni costo. Non possiamo pensare ai fatti nostri, pensa ai fatti tuoi. C'è una trasmissione, mi sembra, in televisione, l'ho sentito dire. Com'è? Fatti tuoi, ho sentito dire. Ho fatti vostri, com'è? Non so. Noi non ci sono né fatti miei né fatti vostri, ma il fatto di Dio. Dio è fedele all'uomo. E noi in Cristo Gesù dobbiamo essere fedeli all'uomo di oggi, che dobbiamo ad ogni costo salvare, perché Cristo è venuto per l'uomo. Noi viviamo oggi, comprendere l'uomo d'oggi, i suoi bisogni, venire incontro all'uomo d'oggi, altrimenti noi non viviamo il Vangelo. Essere fedeli all'uomo di oggi e aiutarlo a comprendere Cristo, a venire a Cristo e essere fedeli al Vangelo. Gesù ci manda tutti in forza del battesimo ad annunziare il Vangelo e a portare il Vangelo. Quello andato in tutto il mondo è rivolto a tutti. L'essere battezzati comporta essere missionari e raggiungere l'uomo là dove egli si trova, in tutte le sue situazioni. Quell'uomo può trovarsi in famiglia, che ha bisogno di te, può trovarsi nel campo di lavoro dove tu lavori, può trovarsi lontano nel Congo, in Asia, in Africa, dove tu eserciti il tuo ministero, ma deve essere fedele all'uomo con cui vieni in contatto, che deve essere ad ogni costo salvato. Non ti puoi disinteressare del tuo fratello, non puoi ripetere le parole di Caino. Quando Dio domandò: che ne è di tuo fratello? E lui rispose: che mi importa il mio fratello, non lo so. Dov'è il tuo fratello? Dobbiamo andare a Dio con un fratello accanto. Da soli il Signore non ci accetta. Eccomi qui, Signore. Ho fatto la tua volontà, non hai fatto la mia volontà. Se ti presenti solo, non hai fatto la volontà del Padre. Devi presentarti con un altro fratello. Ricordate quando Gesù si incontrò con i primi discepoli? Subito uscirono. Andrea andò a trovare suo fratello Pietro e si presentò con Pietro e Gesù. Filippo andò a trovare Natanaele e si presentò con Natanaele a Gesù. Così dobbiamo essere noi. Non possiamo presentarci a Dio da soli, ma con una persona, l'uomo che abbiamo raggiunto, e dobbiamo portare quest'uomo a Gesù. Dunque, fedeli all'uomo di oggi. Disinteressarci dell'uomo, fare per conto proprio, salvarci per conto proprio, non lo possiamo. Chi si vuole salvare da solo non si salva. Quella frase che noi diciamo, arme, camisa, l'abbiamo divisa, non esiste nelle pagine del Vangelo. E ancora che cose fedeli. Una quarta fedeltà per noi, fedeli a quelle istituzioni in cui il Signore ci ha messo ad operare, fedeli al rinnovamento, condividere lo spirito del rinnovamento, farlo proprio, farlo penetrare nella nostra vita, alimentarlo giorno per giorno. Se il Signore ti ha fatti incontrare col rinnovamento,
se il Signore ti ha messo qui in questa comunità, ti ha messo nel momento nello Spirito, devi assorbire lo Spirito di Dio presente nel momento ed operare così in conformità a questo carisma che il Signore ti ha dato di condividere. E allora fedeltà anche al rinnovamento, a quella vocazione particolare che ti ha raggiunto e a cui Dio ti ha chiamato. E in questa quadruplice fedeltà che noi dobbiamo camminare nel nostro cammino spirituale, e allora avremo la benedizione di Dio, Dio sarà fedele a noi, perché noi in questo quadruplice senso, in questa quadruplice via, saremo fedeli a Lui. Amen. In quel giorno il germoglio del Signore crescerà in onore e gloria, e il frutto della terra sarà a magnificente ornamento per gli scampati di Israele. Chi sarà rimasto in Sione, chi sarà superstite in Gerusalemme, sarà chiamato santo, cioè quanti saranno scritti per restare in vita. Quando il Signore avrà lavato le brutture delle figlie di Sion e avrà pulito l'interno di Gerusalemme dal sangue che gli è stato versato, con lo spirito di giustizia e con lo spirito della sterminio, allora verrà il Signore in ogni punto del Monte Santo e su tutte le sue assemblee, nella nube, come fumo di giorno, come bagliore di fuoco e fiamme di notte, perché sopra ogni cosa la gloria del Signore sarà come baldacchino. Una tenda fornirà ombra contro il caldo di giorno e rifugio e riparo contro il temporale e contro la pioggia. E un testo del profeta Isaia, capitolo 4, che ci è stato indicato qui dalla sala. Signore, tu sei il germoglio, tu sei il resto in cui tutti noi possiamo essere salvati. Noi siamo giorno dopo giorno decimati, cioè il tuo popolo è decimato per le tue infedeltà e condotti in esilio per le tue infedeltà, ma qui tu ti riservi un resto, questo resto ritorna e viene ancora decimato, e finalmente di tutti resta soltanto da solo il germoglio, Cristo Signore. Ma in questo germoglio che c'è la vita nuova, noi siamo come le foglie di questo germoglio della vita nuova. Noi, dopo che il Signore avrà lavato le nostre colpe, il Signore abiterà con noi, egli fedele alla sua alleanza, egli stenderà un baldacchino su di noi, noi dimoreremo sotto la sua tenda e canteremo per sempre. O Gesù, tu sei il germoglio nato dal grembo di Maria, e noi siamo attorno a questo germoglio la nuova creazione, e cantiamo al Signore. Signore, stendi questa tenda su di noi, stendi queste baldacchine su di noi, radunaci, Signore, dei quattro venti attorno a te, che sei il centro della nuova creazione. O agnello immolato, che sei ritto davanti al trono dell'Eterno, radunaci attorno a te, perché noi possiamo cantare fin da questa terra la lode a Dio Padre, che è rimasto fedele a noi. O Signore, radunaci, perché noi possiamo cantare con le lamere, con la vita, il canto nuovo all'agnello, e a te che ce l'hai donato.
lode e gloria a te, Signore. Fare un canto nuovo. Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e li hai costituiti per il nostro Dio un regno di sacerdoti e regneranno sopra la terra. L'agnello che fu immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione, e tutte le creature del cielo e della terra, sotto la terra e nel mare, e tutte le cose ivi contenute, udì che dicevano a colui che siede sul trono e all'agnello, lode, onore, gloria e potenza, nei secoli dei secoli. Amen. Ciao Signore, che anche noi ci uniamo a questo canto cosmico, a questo canto della liturgia celeste, fa che ci immergiamo in questa solenne liturgia del cielo e cantiamo all'agnello il nostro canto. Uniamo il canto, non siamo meno degli angeli, noi angeli della terra, uniamo il nostro canto al canto degli angeli del cielo. Facciamo sentire le nostre voci a Dio in questo momento, cantiamo dal profondo del cuore, come abbiamo cantato Osanna, così continuiamo a cantare l'Osanna dalla gloria. E m'indirantararananginlannanà si mi arantiarontiaronanonginionananunu iurinivagnannaroianianuncirà e singeremantinlananangentoloionituntolo tu vidi a non che manti andare ai serapita te, quindi hanno ancora l'amore. Noi luani a non che la nanga, la ramagna, tutti, tutti, Vieni mandi se manta starà chi te non pure la luna, la mucara non la nuna. E non andare a me, svegliati, 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 rivestiti della tua magnificenza, Dio, indossa le vesti più belle. O Gerusalemme, Yanina na yore no ayo, Yuri no anu anyanna lara na kito, Muri ara nyanti dianara no yera no Anino nuna nyaveri nyanti monti anana vishire nanu karurano Votiti la polvere, alzati Gerusalemme schiava Gioiti dal colli dei carni, schiava figlia di Sio Nurini nuani hanno la rani nonna ma mia la rascenta hana fina rena io na la roni ma io spero un carunino come sono belli sui monti i piedi del messaggero di dieci annunci ti annuncia la pace, Iana Karanyana, Yalina Yerannana. Tu l'hai detto, nessuno sa niente,
neanche i tuoi figli per niente, neanche tuo marito per niente, però qui tu assapori le acque fittive. Ti saranno tolte queste acque fittive. Svegliati, ritorna, prima che tu sia troppo tardi. Lascia le acque fittive. A casa tua troverai l'acqua buona, l'acqua della tua famiglia. Non macchiare il tuo onore, sei ancora in tempo, e per una donna sposata. Confermo, meglio abbandoni la sua via e l'inico desista dai suoi pensieri. Ritorni al Signore che ne avrà misericordia, al nostro Dio che l'archeggia nel perdono. Grazie. Sì, Signore Gesù, grazie perché questa sera tu vieni a visitare un uomo che, sentendo parlare di fedeltà, un giovane uomo, la sente nel suo cuore un'angoscia mortale perché era, questo uomo era un seminarista che poi ha abbandonato la via del sacerdozio e si è sposato e sente nel suo cuore un grande tormento, sente quasi di aver tradito il Signore. Ma Gesù questa sera ti dice non temere, non aver paura, perché se anche se tu ti sei voltato indietro e ti sono rimasto accanto e ho camminato con te, questa sera ti dico credi al mio amore, credi che io posso dare ancora alla tua vita una pienezza di pace, di gioia, di amore, io voglio dartela, ma rinuncia adesso a vivere la vita coniugale come lo stai facendo solo nella ricerca del tuo piacere. Adesso ti chiedo, sii santo anche da uomo sposato. Giove, tu sei confuso, hai praticato diverse vie, non sei soddisfatto. Sei confuso e non sei ancora convinto. Io sono la tua luce, io sono la tua verità, quella che tu cerchi. Non praticare vie nuove in cerca della verità. Fermati, io sono il Dio di tuo padre e di tua madre. Io sono dietro a te, voltati e mi troverai. Sì, Signore Gesù, ti lodo, ti benedico questa sera perché tu ti rivolgi anche a un giovane in mezzo a noi, Signore, che in questi ultimi tempi ha ricevuto molte invitazioni, Signore, a mettersi sulla via del male, del crimine, e ha sentito che qualche cosa lo frenava e qualcuno questa sera lo ha invitato quasi contro la sua volontà ad essere qui e lei sente nel cuore quasi qualcosa che lo spinge ad andare. Gesù ti dice fermati, fermati perché colui che è principe della morte e del male vuole carpire il tuo cuore. Io ti dico questa sera vieni verso di me, digli di no definitivamente e una nuova vita sorgerà in te. Non aver paura per i tuoi problemi economici, non aver paura, tutto io prenderò nelle mie mani e io ti donerò, io che sono l'amore e la provvidenza, una pienezza di gioia e di vita che mai nessuno più ti potrà donarti. Ma se questa sera mi dici di no, per te non ci sarà che la morte davanti. Vieni verso di me perché io sono la vita e io dico anche a te come Adamo nell'inferno, vieni fuori da questo inferno, vieni verso di me, vieni verso la luce e la luce brillerà forte nel tuo cuore. E ancora dice a qualcuno, ho visto le tue vie, ma voglio sanarti, guidarti e offrirti consolazione. Signore Gesù, grazie perché c'è questa sera anche in mezzo a noi qualcuno che non ha la sua fiducia pienamente in te, Signore. C'è in mezzo a noi una donna, Signore, una donna che soffre di gravi problemi psichici, di depressione. E lei è venuta qua questa sera quasi per cercare un qualche cosa in più, per vedere se anche qui la cosa può marciare bene. E lei porta con sé in questo momento anche addosso a lei un talismano che qualcuno le aveva dato, dicendole che le portava
del bene. E Gesù ti dice: rinuncia a questi idoli di morte, solo io sono la vita, solo io sono la gioia, deciditi stasera per me e la risurrezione, la vera risurrezione del tuo cuore sorgerà potente in te. Io voglio sanarli e li guarirò. Dopo queste parole di conoscenza, preghiamo gli uni per gli altri. C'è ancora una parola che dice: troverai alla porta una persona che ti aspetta, non ti dirmi. Troverai alla porta una persona che ti aspetta, non ti dirmi. Signore, noi ti benediciamo per tutte queste parole che tu stai dicendo. Non vogliamo pregare gli uni per gli altri, perché la tua grazia scende in mezzo a noi, perché nel tuo amore noi siamo custoditi, perché la tua fedeltà regni in questa assemblea. Noi siamo un popolo regale, noi siamo il sacerdozio santo, che ognuno resta la salvezza che ti ha dotato questa sera ed offra a te nel culto spirituale il sacrificio di lode. Lode e gloria a te, oh Signore.